Coach, la partita con Maribor è iniziata con qualche difficoltà, con qualche patema d'animo, dobbiamo dire, ma alla fine quello che conta è essere riusciti a portare a casa la vittoria, i 3 punti e la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Sì, sono partite un po' particolari, nel senso che pure il primo set in realtà siamo sempre stati avanti 5, poi loro hanno fatto quel break in battuta con quel giocatore che, come spesso capita, ha trovato il filotto positivo e noi siamo ancora più rimaneggiati del solito, quindi facciamo un po' fatica in ricezione, però poi a parte quell'episodio è stato abbastanza controllato, sempre in vantaggio, sempre tranquilli, quindi va bene così. Adesso ovviamente non si ferma il treno della Savino del Bene, arriva il derby, poi ci sarà la partita con Conegliano, non c'è mai un attimo per prepararsi, per allenarsi, come si fa ad andare avanti quindi? No, beh, la forma fisica in questo momento diventa determinante, infatti questa settimana faremo dei richiami di forza perché comunque vedo tante ragazze affaticate e gli infortuni non ci aiutano perché sovraccaricano ancora di più le ragazze che stanno bene. Però come sempre fino adesso siamo andati avanti, continueremo a farlo cercando di utilizzare al meglio quello che abbiamo. Le ragazze sono state anche oggi eccezionali perché dopo un primo set un po' carambolesco si sono tirate sulle maniche, hanno capito che insomma bisognava impegnarsi parecchio anche oggi e l'hanno fatto, quindi brave loro. Una parola, una sensazione, non sei solo esordiente in Serie 1, sei anche esordiente in Champions League. Aver ottenuto questo risultato, come ti fa sentire? No, io sono onorato di tutto quello che mi sta accadendo, ovviamente, però ci credi quando ti dico che non c'è tempo neanche per fermarci a fare e vai una volta, no, perché già si pensa al derby stasera, lavoriamo già sul pullman di ritorno perché i tempi sono stretti e tutte le partite sono importanti, gli obiettivi sono ambiziosi e dobbiamo continuare ad andare su questa strada. Grazie, coach. Grazie a te.